Ti piacerebbe fare un film tipo un musical? Tu che di no. fiction, di film ne hai fatti tantissimi. Perché no, manca, mi piacerebbe, sì. Un ruolo che ti piacerebbe interpretare che non hai mai fatto? Perché ricordiamo, hai fatto il medico, il cattivo, sì. Il delinquente, sì. Poi ho fatto di tutto. Dall'altra veramente. Parte della sì, legge di tutto, sei però, stato. Però spesso il cattivo, chissà perché. Poi che in fondo poi penso di essere simpatico, insomma, non molto, so poi così cattivo. È quindi, simpatico, però spesso il cattivo, come? Spesso il cattivo. Quindi sì, dicevo, mi manca, sì. Senti, mi come si fa? Morelli, primo piano stretto, una faccia cattiva. Un close up. Che mi fai fotoromanzi? Dai, no, no, facciamo proprio un fotogramma, come ha fatto Bruce Willis. Beh, guarda, qualche tempo fa. Basta pochissimo, gli americani ci insegnano che quando sei in primo piano, close up è chiamato dagli americani, mm-hmm. non devi fare proprio nulla. O ce l'hai la faccia o non ce l'hai. Niente. Quindi bisogna intensificare lo sguardo? Sì, ripeto, o hai una faccia e hai uno sguardo, ne oppure proviamo, meglio ne proviamo non... uno, di uno sguardo da cattivo. Qual è? Eccolo qua, la 1, Pietro. 3, 2, 1, ciak! Posso ridere? Senti, uno invece che sei simpatico, che ti sei innamorato... Cosa? Non una faccia da cioè proprio da uomo innamorato, trepidante per un incontro. Beh, emozionato, sì. Morelli, stretto, vai. 3, 2, 1, ciak. Non è possibile. Era meno trepidante. Ti giuro che anche quando facevo i fotoromanzi, cercavo sempre di parlare e di rendere, cioè facevo tutto in movimento, perché trovavo proprio stupido essere fermo lì a fare un'espressione, no? E quindi è imbarazzante, però vedo che è divertente, quindi funziona. L'azione quella veloce, magari accompagnata anche dal linguaggio verbale, rende sempre di più. Sempre, sì, altrimenti è statica la foto, quindi non però rende l'idea. Però tu sei bravo comunque, anche con in mano proprio le pagine gialle. Grazie. Bravo Minniti! Grazie.